Noi vogliamo capire perché questa struttura non funziona, noi vogliamo capire perché non c'è tutto il personale, perché noi reclamiamo e gridiamo a gran voce che i nostri diritti, il diritto alla salute deve essere tutelato. La carenza del personale in questo momento è poi ulteriormente grave perché quel poco personale che c'è viene impiegato quasi interamente al pronto soccorso, e ci sono delle figure all'interno dell'ospedale, mi riferisco a qualche chirurgo che è venuto da fuori, che ha una grossa esperienza chirurgica, che non essendoci personale viene impegnato continuamente al pronto soccorso, quasi H24, di conseguenza viene disimpegnato una forza importante che potrebbe con un altro chirurgo, diciamo, fare gli interventi che vengono fatti o in urgenza o raramente. Quindi noi chiediamo con forza il completamento di questa pianta organica, la funzionalità, al di là se poi siamo d'accordo o non siamo d'accordo, al di là che ci possono essere delle criticità, però noi non possiamo dire a priori che questa cosa non va bene, perché nessuno ha vigilato che la nuova strutturazione dell'ospedale ha funzionato, nessuno ha vigilato che quel programma previsto dal decreto del 2010, giusto o sbagliato che sia, che quel decreto fosse attenzionato, fosse controllata la sua, fosse controllata praticamente la sua attuazione, ed è quello che noi allora chiedevamo. C'è questo presidio, noi abbiamo invitato l'assessore Russo a venire a Pantelleria, il direttore generale dell'ASP, perché ci devono spiegare, perché praticamente devono rispettare anche quegli impegni che erano stati presi anni fa qui a Scauri per quanto riguarda il funzionamento di questa struttura. Vi ricordate il problema del punto nascite, il problema dei pazienti che, se venivano portati fuori, dovevano essere spesati, cioè dovevano essere accompagnati, doveva essere garantito l'alloggio, cioè dire tutti quei discorsi che allora si facevano e che poi non sono stati seguiti più dalla buona amministrazione, devo dire, non sono stati seguiti più. Dobbiamo riprendere con forza quel dibattito che è nato intorno a quel progetto per raggiungere gli obiettivi che ci possono dare una risposta alla nostra domanda di salute. Vedete, noi sulla sanità non vi stiamo raccontando delle cose belle, perché ci sono delle criticità in questo momento. Altri in questo stesso circolo, forse un mese fa, mi hanno detto: da quando sono salito sindaco io ho trovato l'ospedale chiuso e adesso funziona. Mi ha raccontato una mezza verità, una non verità, perché se questi qua sono i risultati, mi sembra che ha fatto un buco nell'acqua il sindaco venendo a raccontare questo fatto qua un mese fa a Scauri. E noi in questi giorni volevamo che il sindaco si mettesse a capo, diciamo, di questo movimento, di questa onda che sta nascendo, perché come diceva Giuseppe, sul problema della sanità dobbiamo essere tutti uniti. Sul problema della sanità, che è una cosa che ci riguarda tutti da vicino, dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere degli obiettivi. Invece il sindaco ha accusato la gente, che ha detto che c'è molta strumentalizzazione, che quello che stavano facendo, ci sono molti di voi che erano in questi giorni in ospedale con noi, che quello che si stava facendo è una sorta di commedia. Ebbene, poi un'altra accusa che praticamente ha mosso a noi e alla nostra iniziativa, che era una cosa sicuramente da condividere, ma che noi eravamo eccessivamente protagonisti.
Bene, io la cosa che voglio dire, poi chiudo qua, è che se il protagonismo, il dinamismo significa fare commedia, l'immobilismo dell'amministrazione è una tragedia per la nostra vita.